Dindon. Ciao, senti, ho visto un film in cui con 1 dollaro soldavo un avvocato. Se ti do 1 euro, mi prendi in terapia? Allora, senza il permesso di tua madre non posso. E senza contare che se lo venisse a sapere mi ucciderebbe. L'hai detto tu che è una stronza. Giusto. Dai, entra. Mi metto qui? No, no, tu adesso ti alzi, vieni con me e andiamo a fare una cioccolata, forza. Dai, tiro fuori le macchie d'inchiostro. Così mi dici se sono una serial killer. Sei una serial killer. Solo quando dormo. Ieri ho ucciso zio. Vediamo come succede sta cosa. Allora, sono in ascensore con lui e un suo amico. Arriviamo al piano. Scendo, lo saluto e la cabina precipita. Non è colpa tua. Sì, ma io lo so che precipita. Poi vado a giocare a basket. Tiro. Il pallone tocca il ferro e boom, esplode. I miei compagni muoiono tutti. È veramente una strage. Sono da manicomio. Allora, intanto i manicomi non esistono più, primo. E poi non è colpa tua, è la palla che esplode. Sì, ma io lo so che è una bomba. Quanti ne avresti uccisi? Allora, se contiamo quelli di stamattina sono 321, 188 adulti, 56 bambini, 56 bambini, le amiche di danza, 4 amici di mamma e il resto estranei. Ah, il bidello 4 volte, vale lo stesso, vero? Ma scusa, ma perché li segni? Così quando vado a costituirmi non mi sbaglio. Ah, e quando ti alzi, come ti senti? Mangio, vado in cucina e mangio, è grave. È meglio se ne parli con tua madre. Tanto non ti dà retta. Ci vediamo domani, alla stessa ora.